Bene, allora riprendiamo con la narrazione della Genesi. Siamo arrivati al clou del dramma del cosiddetto peccato originale, no? Da notare prima di tutto che il termine peccato originale è un termine inventato dalla Chiesa Cattolica, non esisteva prima. Normalmente, da quanto ne so, la sua formulazione chiara e precisa è stata espressa per la prima volta da Sant'Agostino, che non era neanche ebreo, insomma, che è stato creato quindi anche abbastanza tardi, perché Sant'Agostino ha vissuto nel V secolo d.C., quindi è una dottrina che è stata formulata con chiarezza quando ormai la dottrina cristiana si era formata in tutti i suoi particolari. Comunque, per proseguire con il racconto, no? Allora, siamo rimasti a quando il serpente dice: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male, no? Cioè, qui cosa viene detto di molto importante? Che è solo Dio che conosce il bene e il male, che è in grado di valutare cosa è giusto, cosa è sbagliato, oppure secondo altre interpretazioni, ciò che è conveniente fare, ciò che non è conveniente fare, ciò che procura gioia e ciò che procura sofferenza. E comunque, in ogni caso, è l'unico che può valutare in modo saggio le cose di questo mondo. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Desiderabile per acquistare saggezza. Cioè, cos'è che fa decidere alla fine Eva dopo aver ascoltato il serpente? Che il frutto è buono da mangiare e le robe buone si mangiano, no? Ma anche è desiderabile per acquistare saggezza. Lei vuole diventare saggia, lei vuole diventare sapiente, vuole sapere cosa significa distinguere fra giusto e sbagliato, fra vero e falso, fra favorevole e sfavorevole. Vuole in pratica essere padrone della propria esistenza, sostanzialmente. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò, no? Da buon marito fa quello che gli dice la moglie, no? La moglie capisce prima ciò che conviene fare e spinge il marito a fare altrettanto. Situazione classica, cioè con poche frasi la Genesi ti spiega quali sono normalmente i rapporti tra marito e moglie. Dunque, che era con lei, anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Si aprì. Cosa succede dopo che hanno mangiato il frutto? Succede quello che aveva detto il serpente. Gli si aprono gli occhi, vedono, diventano intelligenti, sono in grado di pensare anche loro e si rendono conto che ma siamo nudi, cioè non abbiamo niente addosso, no? E cosa fanno? Da qui si intuisce che l'albero della conoscenza del bene e del male doveva essere un fico. Perché? Perché intrecciano delle foglie di fico e ne fanno appunto delle cinture. Perché non trovano niente di meglio, poi il fico ha delle foglie belle larghe e quindi si può immaginare che possano essere usate come vestiti. Allora, qua c'è da chiedersi, ma perché il redattore ha parlato di questo fatto particolare? No? Cioè, prima cosa che succede, mangiano frutto e improvvisamente diventano consapevoli.
consapevoli di ciò che è giusto e sbagliato, e se, la prima cosa di cui si accorgono è che è sbagliato essere nudi, mostrare il proprio corpo come si mostrano gli animali. E dunque, potrebbe essere, questa è un'ipotesi naturalmente, non è dimostrata scientificamente, come capita con le ipotesi riguardo i miti, che sia una metafora della civilizzazione dell'uomo. Allora, il fico sembra che sia stato uno dei primi alberi coltivati dalle prime culture, no? E quindi si suppone anche nel Golfo Persico, dove si trovava il giardino dell'Eden. E diciamo, siccome con l'agricoltura è cominciato il processo di civilizzazione, no? 10.000 anni fa, quindi gli uomini hanno lasciato la vita nomade di caccia e raccolta, e sicuramente in quel clima lì andavano in giro nudi, hanno cominciato appunto con quello a civilizzarsi e a farsi dei vestiti. Forse chissà, i primi vestiti erano proprio costituiti da foglie di fico o avevano delle foglie di fico intrecciate, va a sapere. Non lo so, questa è una cosa che ho buttato io lì così. Fatto sta che nella mitologia sumerica c'è un mito che in qualche modo potrebbe spiegare questo brano della Genesi. Ed è il mito di Enkidu. Allora, il mito di Enkidu lo si trova nella saga di Gilgamesh, che è il più antico poema dell'umanità conosciuto, che è appunto di origine sumerica, e narra del re di Uruk, Gilgamesh, che era un semidio. Uruk era una città sumerica, una delle città-stato sumeriche. Sì, ok, ciao. Mia madre che sta andando a fare la spesa, speriamo che adesso non venga a interrompere il video. E dunque, dicevo, accidenti. Gilgamesh a un certo punto, siccome è un re tirannico, la dea creatrice madre Ninursak pensa di creargli un, come dire, un contraltare, un qualcuno che gli si contrapponga e gli impari gli insegni ad essere più, come dire, più equilibrato nei suoi rapporti con gli altri, no? E crea il suo contraltare, che poi diventerà anche il suo amante, Enkidu, che è un uomo tratto dall'argilla, appunto, in mezzo al bosco. All'inizio è un uomo selvaggio, un uomo coperto di peli, quindi che va in giro senza vestiti, no? E che non ha nessuno accanto all'inizio. Quest'uomo selvaggio a un certo punto incontra una prostituta, una donna civilizzata. Adesso non mi ricordo chi è che gliel'aveva mandata, ma gli era stata mandata con un preciso scopo appunto di civilizzarlo, non guarda caso una prostituta. E gli sumeri avevano una grande libertà sessuale, cioè da quel che ne so io non avevano problemi di giusto e sbagliato in fatto di sessualità come ce l'abbiamo noi, e se c'era era completamente diverso rispetto a noi, cioè alla nostra etica sessuale. Fatto sta che cioè questa prostituta giace con Enkidu 7 giorni e 7 notti, mi sono venuto un tempo incredibile, lui scopa come, appunto, come un selvaggio, però dopo aver fatto l'amore con questa prostituta si accorge di non essere più lo stesso, cioè mentre prima riusciva a parlare con gli animali selvatici, adesso non parla più con loro, si allontanano da lui, si accorgono che ormai è diventato un essere strano, che appunto non è più un selvaggio, sta diventando un uomo civilizzato. E infatti cosa succede? Che poi la prostituta lo conduce in città, poi lui incontrerà Gilgamesh, si scontreranno, faranno la pace e poi lui diventerà il fedele compagno
di Gilgamesh delle sue avventure. E compagno di avventure e anche da quel che si riesce a intuire del testo, anche compagno sessuale. Questo mito cosa ha una somiglianza con il mito della Genesi, no? Perché appunto è una metafora dell'uomo originariamente selvaggio che vive con gli animali, che non si distingue dagli animali e che appunto col processo di civilizzazione diventa pienamente uomo, no? E quindi impara a vestirsi, impara a vivere in comunità, impara ad avere una cultura, una civilizzazione. E esattamente, cioè la storia di Enkidu non è tanto diversa dalla storia di Adamo ed Eva. Subito dopo aver mangiato il frutto proibito, diciamo, che presumibilmente è un fico, loro si diventano consapevoli, cominciano a diventare civilizzati. E la prima cosa che fa un uomo civilizzato rispetto a un selvaggio qual è? Quello di vestirsi, no? Io sono rimasto molto colpito dal fatto che i missionari cristiani, per esempio nelle isole dell'Oceania, la prima cosa di cui si preoccupavano, certo lì c'era anche il fattore del bigottismo, la prima cosa di cui si preoccupavano, no? Con i poveri selvaggi che capitavano nelle loro grempie, era di vestirli, no? Cioè di costringerli a portare magliette, pantaloncini e via dicendo, cosa che poi si è tradotto in un grave danno per queste persone, perché in quell'ambiente così umido e caldo, dove invece la pelle deve respirare libero, cosa succede? Che gli si riempivano di micosi sulla schiena, no? Perché queste magliette qua non c'è proprio. Cosa se ne fanno delle magliette in quell'ambiente là? Io se vivessi in un paese dell'Oceania, con tutta probabilità andrei in giro nudo, poi con tutto il pelo che ho, figuriamoci che caldo. Io poi ho una scarsa sopportazione per il caldo e quindi cioè io il caldo lo sento subito, già lo sopporto ma lo sento subito. E dunque, tutto questo episodio, insomma, fa pensare che sia una metafora della civilizzazione, cioè Adamo ed Eva diventano consapevoli e non possono più andare in giro nudi, ma non possono più neanche restare nel giardino dell'Eden, assieme agli animali, vivere in questa situazione, diciamo, idilliaca, protetta. E dunque, poi dice appunto, poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ecco, c'è da notare questo fatto, Dio si fa sentire mentre arriva. Non è un essere che viene dall'alto dei cieli, no, con voce tonante, è una persona che si aggira fra gli alberi del suo giardino come chiunque altro. Significa che c'era anche lui nel giardino, no? Magari non ci viveva 24 ore su 24, ma lui era il suo giardino, era il suo parco, no? Quindi presumibilmente andava in giro magari per controllare che fosse tutto a posto. O magari anche perché voleva riempirsi la cesta di frutta, andava a prendere la frutta nel giardino. Quanto fosse grande questo giardino non si sa, ma doveva essere abbastanza grande se ci si poteva nascondere. Si agiva come una persona qualsiasi, cioè Adamo si accorge, Adamo ed Eva si accorgono della sua presenza perché lo sentono camminare nel giardino, spostare i rami, far strepitare i cespugli, la vegetazione, il fruscio dell'erba, cose di questo tipo, così come qualsiasi altra persona. Quindi si deduce che Dio in questo caso era una persona in carne ed ossa, una persona come tutte le altre. No, non è uno spirito, non viene rappresentato come uno spirito. E chiudo.